Il film che avete visto del 31 appartiene ai film definibili come film di intervento di Lubitsch, insieme a Ninochka e insieme a Vogliamo Vivere. Povero Lubitsch, sempre accusato di essere troppo frivolo, troppo evasivo, di pensare soltanto al divertimento, ecco che invece fa un film direi anche di rara cupezza, perché sembra svolgersi tutto in un mondo già di morti, dopo quell'inizio veramente eclatante, straordinario, di un montaggio, credo per allora, decisamente sperimentale anche, in cui abbiamo un susseguirsi di immagini travolgenti proprio anche nella loro tragicità. Cioè, per esempio, il momento in cui la sfilata per la festa dell'armistizio viene ripresa da sotto la gamba amputata di quello che si regge con le stampelle, e poi ci sono quegli stacchi sull'ospedale con i feriti che, sentendo i colpi dei cannoni a salve, gridano ancora come ossessionati da quello che hanno vissuto in trincea, quello che ricordano. Ma è un film, so che tu ami moltissimo, contro il parere di parecchi, diciamo, e quindi vorrei soprattutto che ce ne parlassi tu, perché io ho delle impressioni molto miste. Ma io non lo so, in effetti anch'io alla prima volta in cui me ne sono occupato, in quel saggio che tu hai spesso la bontà di ricordare, cercavo di prendere un po' le distanze, forse per reagire contro quel tipo di critica seriosa che accusava Lubitsch di frivolezza. E quindi dicevo, ma sì, in fondo il Lubitsch melodrammatico vale meno del Lubitsch comico. In realtà, rivedendolo, mi sono reso conto che non è possibile distinguerli. In fondo, questo film, pur essendo drammatico, diciamo pure melodrammatico, io non ho nulla contro il melodramma, è costruito come una commedia, costruito da Lubitsch e dal suo sceneggiatore Samson Raphaelson, con lo stesso rimario, con gli stessi ritmi, con le stesse opposizioni che caratterizzeranno Mancia Competente, che noi abbiamo visto un paio di settimane fa. Tra l'altro, sono due film simili. Mancia Competente in versione ironica, qui in versione tragica, ma c'è sempre l'ingresso di un personaggio maschile sotto mentite spoglie in un universo domestico che non è il suo. Io amo molto questo film, sì, lo amo molto. Amo molto quel prologo di cui tu parlavi, che io vorrei, non so, proiettato in tutte le scuole ogni anno, perché veramente mi sembra una così delle pagine contro la guerra più efficaci mai realizzate sullo schermo. Ma questo prologo è l'inizio di un pellegrinaggio molto toccante, secondo me, di un pellegrinaggio di Ernst Lubitsch, questo ebreo berlinese che ha lasciato la sua patria da ormai quasi 10 anni e che è preoccupato chiaramente per le notizie che ne giungono, questo nazismo montante che sta per prendere il potere, un pellegrinaggio che è verso una patria dunque a un tempo amata e anche temuta. Ho pensato, ti sembrerà assurdo, a certe pagine di Jean Améry nel suo libro intellettuale ad Auschwitz. Améry era un austriaco che, dopo essere stato torturato e deportato ad Auschwitz, aveva lasciato la Germania e l'Austria, aveva anzi cambiato nome, si chiamava Hans Mayer, però nel suo libro si pone la domanda di quanta patria ha bisogno un uomo, e dice di non riuscire a perdonare al nazismo, tra le tante cose, il fatto di averlo deprivato di certi ricordi. Per un giovane, dice Améry, può forse non essere necessario, ma per noi è importante poter vivere in dei luoghi, in dei paesi, in delle case dove tutto racconta una storia. E infatti qui la casa di questi Hölderlin, dove il protagonista si intrufola, che è una casa di morti, è verissimo, è però anche una casa dove tutto racconta delle storie, dove tutto parla del passato. Quindi c'è un bisogno da parte di Lubitsch di radicarsi in questo passato, c'è un bisogno di prenderne le distanze, perché c'è un tipo di Germania che gli fa paura, c'è soprattutto la Germania, potrei dire, maschile, militarista, xenofoba, che all'inizio può sembrare idillica, sì, poi rivela il suo vero volto, sì, e c'è invece la Germania delle madri, a cui lui invece si abbandona, di cui resta prigioniero, direi. Sì, ma sì, io trovo che è assolutamente straordinario che Lubitsch, che in fondo era famoso per dei film completamente diversi, cioè il momento in cui, appunto, come molti altri artisti in quegli anni, sente proprio che c'è un pericolo reale da parte della storia. C'è il fascismo in Italia, c'è questa marea montante del nazismo in Germania, che appunto poi è il suo paese, la sua patria, come dicevi te,
sente il bisogno di fare un film completamente diverso, rischiando proprio molto personalmente sulla sua carriera, tant'è vero che poi verrà dissuaso anche dal continuare sulla stessa strada dai dirigenti della Paramount, però appunto questo film fa proprio parte di diritto di quel piccolo gruppo di film di quegli anni, come All'Ovest Niente di Nuovo di Milestone, come quel bellissimo L'Aquila e il Falco, film molto coraggioso che vi ho fatto vedere l'anno scorso, che invece è leggermente più tardi. Ma in cui addirittura Frederick Macci, il protagonista, il pilota di ricognizione in Francia, tali sono gli orrori della guerra che lui, pur essendo un eroe riconosciuto, portato in trionfo, finisce per suicidarsi, finisce per spararsi una rivoltellata in fronte. Qui io dicevo mondo di morti perché c'è un ritmo che è completamente diverso anche dai film di Lubitsch, ma vorrei chiederti anche che cos'è secondo te la ninna nanna interrotta del titolo originale, questa Broken Lullaby. Anche in americano poi ci sono due titoli, L'uomo che ha ucciso e questa ninna nanna interrotta. Mi sembra che la ninna nanna interrotta sia il sogno spezzato di questi genitori, che evidentemente intendevano continuare a cullare questo loro figlio in questa casa, in questa specie di nido che poi, tu parlavi di libertà e prigionia a proposito di Lubitsch, finisce per richiudersi sulla coppia giovane quando tutto sembra sistemato, meravigliosamente ricostruito, appunto con questa sostituzione si chiude, noi lo sentiamo in modo cupo, questi due poveretti non evaderanno mai più, mai se più. Non con la morte dei vecchi forse. Forse nemmeno, resteranno forse custodi nemmeno, di questo perché... cimitero. Ma la ninna nanna interrotta è senz'altro, come tu dicevi, questo sogno di continuare il rapporto filiale, il rapporto materno e paterno nei confronti del figlio morto sostituendolo. Alla fine infatti il protagonista suonerà questo violino in un certo senso diventando a tutti gli effetti l'uomo che ha ucciso, già aveva firmato per lui la lettera ai genitori, così con la mano artigliata, diciamo, sì, dalla mano insanguinata del morente, alla fine con il violino certamente lo sostituisce a tutti gli effetti, come lo sostituirà nell'affetto di Elsa e nell'affetto della madre e del padre. È un film dove c'è quindi una vittoria dei genitori, ma direi soprattutto delle madri, perché c'è una netta distinzione se ci pensiamo. Il protagonista decide di andare in Germania dopo essersi confessato nella scena della chiesa che ricorderai, al momento in cui il prete, dopo avergli detto delle banalità, gli fa vedere un quadro che rappresenta una pietà. E di fronte alla Vergine, che anche lei ha perduto un figlio, dice il prete, ha perdonato l'assassino, il giovane dice: ecco, andrò in Germania, mi inginocchierò davanti alla madre. Distinguiamo poi a questo punto il mondo dei padri, vediamo prima il dottore con un piccolo paziente, il padre del piccolo paziente, tutti concordi così nel dare un'educazione militarista a questo bambino. Fritz deve imparare a odiare i francesi, eccetera, eccetera. Poi il padre in realtà si redimerà, come sai. Però all'inizio c'è questa netta distinzione fra questo mondo maschile, imperialista e xenofobo, che Lubitsch aveva già criticato duramente e satireggiato in un film bellissimo del suo periodo tedesco muto come La gatta selvatica, e questo mondo di madri che invece si incontrano al cimitero davanti alla tomba dei figli morti e si scambiano con molta dolcezza ricette di cucina, quanto zucchero metti nella torta di cannella, eccetera eccetera. Vinceranno le madri, perché anche i padri in fondo smetteranno, almeno il padre interpretato da Lionel Barrymore smetterà qualsiasi sogno di revanche e imparerà che la pace conta più dell'educazione militare. Però questa vittoria delle madri è anche una forma di prigionia, perché è chiaro che il giovane protagonista non potrà che rimanere figlio in eterno. Ecco, io parlavo all'inizio, tanto per tornare al discorso iniziale e purtroppo chiudere di nuovo, che si può parlare di film di intervento proprio per quella battuta iniziale in chiesa, quando il giovane dice 9 milioni di morti e si parla di nuovo di guerra, la prossima volta saranno 90 milioni. Questa è proprio evidentemente l'urgenza, la necessità di fare un film di questo genere. Grazie e buonanotte.